Ciao a tutti amici, come state? Spero tutto bene. Benvenuti da Luke in questo nuovo video di Poppy Playtime, dove oggi andremo a scoprire nuovi segreti che riguardano il trenino, il Ciuff Ciuff, perché ci sono alcune anticipazioni del prossimo capitolo. E in più vedremo la scena di come potrebbe iniziare il capitolo 3. E iniziamo questo video nel scivolo! Super gratis, evviva! Allora andiamo prima a fare la fuga con il treno per scoprire altri segreti quando lo facciamo. Allora, prima di tutto mettiamo la mano verde qui, così apriamo, altrimenti non facciamo niente. Vediamo se funziona ancora il bug che possiamo scavalcare qui. Sì, ottimo! Siamo sopra il treno, ragazzi! Ciuff ciuff! Che bello! Adesso sto sopra i vagoni, facciamo il parkour. Tra l'altro c'è pure un'altra porta segreta, chissà che cosa ci sarà mai. Ovviamente lo andiamo a scoprire, dato che abbiamo le hack. Solo staff può entrare, vediamo. No, non c'è niente. E ti pareva una porta messa solo per bellezza, magari illuminando c'è qualcosa. Vediamo un po'. Sì, è una stanza segreta, che però non c'è un bel niente, soltanto quattro mura da quest'altra parte, poi il vuoto totale. Comunque, se hanno messo questa stanza, magari poteva essere importante, però non hanno aggiunto un bel niente, peccato. Allora torniamo normali, andiamo a fare la fuga con il ciuff ciuff, facciamo anche un bel salto. No, sono caduto male. No, mi sono bloccato. Che qualcuno mi salvi, adesso rimarrò qui per sempre. No, aiuto. Magari distruggendo qui la staccionata. Riuscirei a salvarmi, vediamo se riusciamo a distruggerla. Forza, dobbiamo distruggerla, veloce. Ok, mi sono salvato, evviva! Meno male che abbiamo le hack. Qui abbiamo il cartonato di Kissy Missy che è stato messo non per caso. Questo qui è un indizio molto importante che collega la nostra cara amichetta con il Ciuff Ciuff, dove tra poco vedremo anche una scena che riguarda lei. Dove lei dice: entrate tutti fra 3, 2, 1 e Ciuff Ciuff! Certo! Poi si trova anche nella zona dei binari quando ci ha aiutato spostando la leva. Quindi lei si trova già nei paraggi. Stava cercando il trenino. Allora andiamo qui adesso a mettere il codice dove hanno cambiato le frecce rispetto alla prima versione qui che bisogna cambiare. I colori invece si cambiano qui. Ottimo. Allora la password 4231, giusto? Sì, io la sapevo a memoria, meno male. Allora che devo fare? Devo premere qua, sì. Allora premiamo veloce, veloce. E usiamo il debug camera pure. Per spostarci. Voglio osservare meglio la parte quando iniziamo a deragliare, soprattutto dove per mezz'ora voglio vedere che cosa succede se non premo niente. Entro qua, premi tab. Ho premuto tab. Gioco. Ecco, dato che non era felice, abbiamo dovuto ripremere di nuovo. E allora il treno se ne sta andando, dove ha pure gli occhi l'amichetto. Un giocattolo treno gigante dovrebbe essere in teoria. Dove qui venivano trasportati i bambini che poi venivano a giocare nella Game Station. Il problema è che purtroppo li utilizzavano per fare gli esperimenti, vedere le loro forze mentali, soprattutto studiarli attraverso i test, i minigiochi. Allora, qui il treno continua ad andare, mentre adesso ci sarà Poppina che si mette a parlare, dove lei ci dice che non vuole farci andare via perché siamo troppo perfetti, che ci vuole utilizzare. Però poi succede qualcosa, dopo che parla si stoppa il collegamento, mentre lì adesso ha cambiato i binari. No, dovevamo andare qui al centro, ce ne andavamo via. E invece dobbiamo andare nel capitolo 3, in quest'altra parte. Già negli scorsi video abbiamo visto tutto il tunnel fino a dove arriva. Veramente lunghissimo questo tunnel che non finisce quasi mai. E Poppy, abbiamo capito. Non serve che devi ordinare il menu adesso che parli sempre. Ormai conosciamo sempre la tua frase che dice. Anche se in realtà doveva dire altre frasi che sono state eliminate poi. Per esempio, come avevamo scoperto tanto tempo fa in un video, c'erano alcune frasi che diceva dove lei aveva svelato che aveva eliminato tutti i dipendenti. Quindi se hanno tolto quella frase vuol dire che hanno cambiato i progetti. Ok, qua il treno inizia ad andare verso la discesa, quindi tra un po' arriverà il segnale che dobbiamo premere qui la leva. Bellissimi qua i grab pack del personaggio che non si vede nemmeno il player. Nel frattempo abbiamo perso la mano verde qui. Ma che è successo? Dai, abbiamo solo la mano blu. Stiamo andando troppo veloci. Il ciuff ciuff in discesa come uno scivolo gigante. Mentre qua adesso arriva il segnale che dobbiamo premere la leva. Nel frattempo mettiamo pausa. Ovviamente dobbiamo illuminare perché non si vede niente.
Il buio c'è sempre. Ok, qua illuminiamo. Questo treno che mi viene addosso addirittura. Ma com'è diventato? Ma guardate, ma che è successo al treno? Si è buggato tutto, ma dai! Mi hanno buggati i vagoni di dietro. Sono andati a toccare il muro, addirittura questo qua la trapassa, veramente fantastico. E manco me ne accorgevo se non uscivo dalla mappa con le hack. Veramente assurdo sta cosa. Guardate quei vagoni, ma dai, tutti messi in disordine. Poi è normale che andiamo a subattere. Addirittura questo qui si sta muovendo qui nel pavimento. Però se adesso metto di nuovo in movimento, posso vedere il trenino che se ne va via. Ma si può anche notare un dettaglio, che in realtà noi non ci muoviamo mai, rimaniamo sempre nella stessa posizione. Quindi stiamo sempre nella stessa zona, mentre questo vagone se ne va sempre più sotto. Si sta buggando tutto, veramente bellissimo. Che bug assurdo che abbiamo scoperto. Quindi semplicemente gli sviluppatori sono stati in grado di creare questa mappa dove non finisce mai, semplicemente si ripete all'infinito. Quindi adesso ragazzi vedremo per mezz'ora che cosa potrebbe succedere se non premo la leva. Quindi io metterò a velocità ovviamente. Ok ragazzi, sono passati 30 minuti e non è successo assolutamente niente, mentre guardate qui il player che sta ballando, dato che stiamo facendo tanti movimenti, mentre se andiamo qui non andiamo mai da nessuna parte, in realtà rimaniamo sempre nella stessa zona con il treno, quindi non potremo mai raggiungere la parte finale. Veramente intelligenti sono stati qua i sviluppatori, dove ci impediscono di raggiungere il player, quindi per forza devo premere la leva purtroppo. Ma dai, ok, ho premuto, adesso si sta distruggendo tutto. Bellissime le scintille qua, i fuochi d'artificio, boom boom, bellissimo veramente, i fuochi d'artificio di Capodanno. Ok, adesso qua sta per deragliare, purtroppo succede una cosa brutta mentre qua già era deragliato tutto. Già i vagoni dietro prima non stavano proprio tanto bene, adesso ancora peggio. Già questi qua erano usciti anche dai binari. Ok, il treno sta per cadere. Boom! E si è distrutto. Anzi, gli altri addirittura si sono staccati, gli altri vagoni. E dove sono rimasti? Sono spariti dal nulla, manco ci sono dietro. Forse sono usciti dalla mappa. Mentre guardate, possiamo notare che là vicino si trova l'inizio della Game Station, quindi semplicemente esistono due mappe addirittura dei binari. Una che sarebbe la Game Station e l'altra questa che si ripete all'infinito e oltre. Come possiamo notare qua che adesso ci stiamo avvicinando, eccola. Questa qui erano i binari dove li avevamo fatti prima che venivano le frecce. Quindi qua si creano due mappe, una quella originale, quando abbiamo iniziato tutte, l'altra si porta qua sopra addirittura. Veramente una cosa assurda. Gli altri vagoni si sono staccati, rimane solo quello principale dove siamo noi, da capotrene, più questo dietro, che non serviva a niente ma solo per bellezza. Quindi qua, mamma mia, giro tondo sta facendo. Una cosa orribile. E quindi ci fermiamo a questa posizione. Ah, ecco dove sono finiti gli altri vagoni. Qua è rimasto soltanto uno attaccato, mentre gli altri si sono disintegrati. Adesso dovrebbe arrivare il player in teoria. Il cartello qua sopra dovrebbe spawnare, quindi aspettiamolo. Ok, eccolo, è spawnato il cartello addirittura qua sopra, ma senza motivo, ma dai. Quindi questo cartello si mette a volare. Fantastico. I cartelli volanti abbiamo pure che spawnano all'improvviso, perché noi quando sveniamo poi lo vediamo in questa posizione così proprio. In questo modo. Quindi eccolo qua come è fatto il cartello, che ci indica che dobbiamo andare dritti dritti per arrivare nel parco giochi, dove sarà ambientato il capitolo 3. Quindi abbiamo scoperto un altro segreto, come deraglia il treno e come si distrugge. È rimasto soltanto metà del treno. E quindi qua possiamo vederlo, questo bellissimo cartello. Vabbè, torniamo normali e adesso sveniamo e buona dormita a tutti. Anzi, nemmeno sveniamo, rimango qui bloccato per sempre, quindi si è bloccato tutto il filmato, dato che l'abbiamo hackerato. Bello. Aspettate, guardate, non si riescono a trovare più i grab pack del personaggio, mentre che mi succede
Aiuto, ragazzi, mi sto ubriacando. La visuale si muove malissimo. Il personaggio non ha più i grab pack, perché in teoria dovrebbero essere qua che volano. Quindi la teoria che li abbiamo persi durante l'incidente può essere vero. Forse abbiamo persi due mani, la mano verde e la mano blu. Quindi nel capitolo 3 le dobbiamo ricostruire. Magari avremo le due nuove mani, quella viola e quella gialla. Oppure avremo quella verde di nuovo. Però qui le abbiamo perse, non ce le abbiamo più, perché non si riescono a trovare, anche se illuminiamo adesso. Ecco, guardate, non si trovano più. Mentre qua c'è pure un ventilatore che non me ne ero mai accorto. Mentre non riesco a girarmi bene la visuale, dato che ho sbattuto la testa, purtroppo. Quindi non abbiamo più le mani con i grab pack. E adesso direi di andare a vedere finalmente anche come potrebbe iniziare il capitolo 3 in una cena. Ed eccola qui questa cena creata da Motia Games Fanmade. Eccola, Kissy Missy! Nella zona quando abbiamo deragliato con il treno poco fa, che ci sta dando una chiave! Questa qua ci servirà per il play care. E quindi termina così questa cena, dove già tanto tempo fa ve ne avevo parlato in un video, dove Poppy Playtime in capitolo 2 doveva terminare in questo modo, dove dopo che avevamo deragliato arrivava Kissy Missy, che poi ci dava la chiave che abbiamo visto adesso. Però poi è stato tolto, questa cena eliminata. Quindi molti youtuber hanno fatto le cene di come poteva essere, e adesso ci ha pensato pure Motia Games, dove una persona aveva scoperto attraverso i file segreti del gioco che doveva esserci questa cena e non soltanto questa, perché ho fatto anche un video tanto tempo fa. Silenzio, Luke del passato! Mettiamo qua zero il volume perché sto parlando. Questo qua è un video che ho creato a fine maggio, se non erro, dove avevo mostrato questo youtuber Lady Diante che aveva creato delle cene di Poppy Playtime in capitolo 2 che erano state cancellate, ed è vero, però questo youtuber le ha ricreate, perché sono cene ufficiali che dovevano esserci nel gioco ma sono state tolte. Tra le cene erano incluse che Mommy Longlegs doveva perdere in due modi la vita: prima questa che perdeva la testa, poi quest'altra che si bruciava nell'inceneritore. Poi doveva esserci quest'altra cena dove confermava che Mommy Longlegs ha salvato Huggy Wuggy e l'ha intrappolato nelle ragnatele. In più quella che abbiamo visto poco fa è rifatta da Motia Games, questa cena, la cara Kissy Missy, che ci dava proprio la chiave che servirebbe a noi. Quindi come abbiamo visto poco fa, magari questa cena verrà aggiunta capitolo 3 all'inizio del gioco, dove vedremo Kissy Missy che ci darà questa chiave, poi dobbiamo seguirla, dove lei ci porterà verso il parco giochi. E questa è la conferma comunque che lei è buona, non è come Huggy Wuggy che prima ci aiuta e poi diventa cattivo, anche se ha i suoi motivi che avevo spiegato negli scorsi video. Kissy Missy ci aiuterà di nuovo, dove questa chiave sarà importantissima. Quindi questa potrebbe essere la cena dell'inizio di Poppy Playtime capitolo 3. E quindi ragazzi, direi di terminare qui questo video. Ciao ciao Kissy Missy, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione. E adesso vi lascio ai saluti. Grande saluto a Gamer Kevin Favotto 2011, Sabina Caporale, Daniele Concu. Ciao a tutti amici. Vi ricordo che se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte del video che più vi è piaciuta e chiedere di essere salutati. Ciao a tutti e alla prossima.